A Molfetta è andato in scena il funerale delle partite IVA. Ristoratori, gestori di negozi di abbigliamento, titolari di palestre, agenzie viaggio, operatori del settore divertimento e benessere, assieme a imprenditori del mondo dello spettacolo, hanno colorato la scotella con manifesti listati a lutto per chiedere provvedimenti immediati e meno proclami ad un governo che, a detta loro, ritiene le loro categorie non essenziali. Tra le richieste ascoltate dal sindaco Minervini anche l'ampliamento degli spazi di suolo pubblico e l'azzeramento della Tari. Dobbiamo riaprire perché la vita va avanti, in quanto noi non siamo solo dei numeri di partita IVA, ma siamo delle persone, uomini e donne, che hanno alle spalle le famiglie, che vivono per il loro lavoro e se non lavoriamo purtroppo non riusciamo a vivere. Noi oggi chiediamo che qualcuno dia delle risposte in merito a queste inefficienze, che gli aiuti provengano da tutte le direzioni, dalla più piccola istituzione come quella comunale e territoriale fino a quella, diciamo, di apice. Per cui noi ci auguriamo che da oggi ci sia un cambio di passo da tutti i punti di vista, in tutte le direzioni, per poter sostenere gli imprenditori gravemente colpiti da questa pandemia. E tutti questi mesi continuativi di chiusure, riaperture, stanno veramente creando dei grandissimi problemi sia alle attività che a tutti i dipendenti che comunque lavorano all'interno delle nostre attività. Quindi oggi è arrivato veramente il momento di avere delle risposte certe da tutte le istituzioni. Non possiamo più aspettare. Siamo stati fermi perché è un'emergenza che andava rispettata. Adesso quello di cui abbiamo bisogno è la necessità di sapere, di avere una data, di sapere quando e come ripartire. Siamo qui con tutte le sigle, con tutte le associazioni per dire con forza basta.